Chiavenna all'undicesimo congresso regionale della UILP Pensionati. Ospite il segretario nazionale Romano Bellissima. Da lei un appello alle nuove generazioni a impegnarsi nel sindacato e a chiedere alla politica le risposte ai problemi di oggi. Dobbiamo cambiare il modello di sviluppo di questo paese perché risponda ad una società che invecchia e soprattutto ad una domanda di occupazione qualificata dei giovani. C'è la possibilità solo se cambiamo il modello di sviluppo, ma perché la politica ascolti questa voce dobbiamo metterci tutta assieme e quindi i giovani debbono avvicinarsi al sindacato, ma anche il sindacato deve fare dei passi in avanti, ad esempio superando le divisioni e riproponendo l'unità di tutti i sindacati per poter innalzare la voce e per portare questo paese fuori dalla crisi in cui è precipitato. Lei ha sentito oggi la voce di molti giovani laureati che non trovano un'occupazione o ai quali vengono offerti lavori precari con compensi ridicoli. Che cosa si sente di dire loro? Io credo che spesso c'è una rappresentazione ridicola dei giovani, si dice che non hanno voglia, che non hanno ambizione, che non hanno... I giovani sono come i giovani si sono impegnati, hanno studiato e noi li deludiamo perché non corrispondiamo alle loro aspettative. Allora la società deve rispondere a questi bisogni, intanto offrendo del lavoro e quindi dando la possibilità di realizzarsi, ma dobbiamo anche riflettere attentamente sulle difficoltà del momento. I giovani di oggi rischiano di non avere la pensione e noi dobbiamo pensarci adesso, quindi coprendo attraverso magari contributi figurativi i periodi di non lavoro dei giovani per evitare che oltre a non avere dato il lavoro domani avranno la beffa di non avere neanche la pensione. Io sono convinto che uniti possiamo risolvere i problemi perché aumenta la forza e aumenta la voce per farci ascoltare. Trovo davvero paradossale il tentativo di scaricare le responsabilità invece tra categorie, no? I vecchi hanno avuto troppo e i giovani non lo avranno, mentre i ricchi continuano a crescere in questo paese. Non è una cosa paradossale, mentre si vogliono ridurre magari le pensioni dei padri per dare qualcosa ai giovani, però non tocchiamo i ricchi che continuano ad arricchirsi. Questo è un paese malato, profondamente malato. Lavorando ancora effettivamente, non l'ho provato sulla mia pelle, però mi aspetto appunto che riesca a tutelare i lavoratori. La domanda è: il sindacato come pensa di risolvere il problema della disoccupazione, dato che non penso di essere l'unico giovane a essere, diciamo, a casa, tra virgolette. Le tematiche sono state trattate tra ieri e oggi sono molto interessanti perché riguardano proprio l'argomento della mia tesi, che è l'insicurezza sociale. Vuole qualcuno da prendere a calci, che viene pagato 1000 euro, che viene pagato forse 1000 euro e tu sei troppo specializzato, quindi non puoi andare a lavorare 1000 euro. Facevo 2 colloqui alla settimana nel giro di un mese. Tutte le proposte erano tutte tirocinio. Tutto molto bello. Il problema principale dei beni culturali è che in Italia purtroppo vivono di volontariato e per quanto sia utile, interessante, importante fare volontariato, onestamente non si può vivere con volontariato. A livello lavorativo sto facendo davvero poco. Si tratta magari di un lavoro estivo che mi dà 1000 euro massimo all'anno, con il quale più o meno mi barca meno. Oggi abbiamo incontrato tanti giovani che ci hanno posto una serie di domande circa quello che sarà il futuro, soprattutto il futuro occupazionale. Noi con questo nuovo governo regionale lombardo abbiamo necessità di un confronto, di una prosecuzione del confronto, io dico, fatta anche con le precedenti amministrazioni, che riguarda in particolare le politiche attive, che riguarda le politiche occupazionali. Quando dico questo significa
l'attenzione è rivolta soprattutto ai giovani. Anche in Lombardia, pur in una situazione più favorevole rispetto al resto d'Italia, siamo molto distanti rispetto alle altre macro regioni europee, abbiamo un tasso di disoccupazione pesante soprattutto fra i giovanissimi, giovani tra i 15 e i 24 anni, abbiamo necessità quindi di una serie di rilanci importanti che vanno dalle politiche di scuola lavoro, da una formazione potenziata a un'offerta lavorativa ma anche di formazione potenziata. Mi riferisco a i soggetti che possono oggi accogliere i ragazzi che finiscono la scuola dell'obbligo e che possono proporre dei percorsi professionali e lavorativi oggi molto richiesti dalle aziende. Si sa poco di questo, dobbiamo naturalmente incidere molto di più anche attraverso il confronto con la Regione. Giovanni Tevisio, confermato alla guida del WIL Pensionati della Lombardia. Ma io mi auguro di essere in grado di dare le risposte ai temi che diventano giorno dopo giorno più importanti, più difficili, più complessi. Una società che si sta modificando, un mondo del lavoro che si modifica, i problemi degli anziani che aumentano. Non è un compito facile. Non è un compito semplice, però credo di essere all'altezza, assieme al mio gruppo dirigente, di dare queste risposte a questi bisogni che sono impellenti per la società della Lombardia, ma della società in Italia. Quali saranno le sfide per i prossimi anni? Una su tutte quella di un sindacato unitario. Io credo che il sindacato diviso non vada da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno in tempi rapidi di dare inizio al rilancio dell'unità tra le tre organizzazioni sindacali dei pensionati. L'esperienza in Lombardia è stata un'esperienza molto significativa e importante. Abbiamo riscritto anche una serie di tematiche nuove in cui vogliamo affrontare e lo vogliamo affrontare unitariamente. Con i colleghi dello SPI e della FNP io aprirò in tempi rapidi un ragionamento in cui porti in tempi rapidi ad azioni di carattere unitario. A questo congresso avete voluto dare la parola a tanti giovani, giovani che oggi non trovano un lavoro o che hanno studiato e ai quali vengono offerti compensi, per così dire, ridicoli. Che cosa si sente di dire loro, da pensionato? Mi sento di dire che è un'esperienza che ai tempi ho fatto anch'io, sono stato giovane anch'io. Io chiedo ai giovani di fare qualcosa di più, di non fermarsi di fronte alle difficoltà che sono vere, che oggi hanno. Il futuro è suo. E il nostro titolo del congresso, Costruiamo assieme il nostro futuro, vuol dire che noi sui giovani vogliamo spenderci e troveremo il modo anche di coinvolgerli per far capire loro che il ruolo, l'attività del sindacato non è sempre così semplice. Io inviterò degli studenti a partecipare alla nostra negoziazione a partire del confronto con la Regione Lombardia, ma anche nei confronti dei comuni, per capire quali sono le difficoltà e quali sono le problematiche che oggi sono degli anziani. Ma noi auguriamo anche ai giovani di diventare anziani, quindi saranno anche per loro i loro problemi.